Sonia Alfano, ma siamo in un'emergenza morale? Siamo in un'emergenza per evitare che si arrivi a toccare la deriva dal punto di vista morale. E questo purtroppo è palese da qualche anno, però forse soltanto negli ultimi mesi questa paura, questa emergenza si è concretizzata anche nella mente di tanti italiani. Il fatto che accadano tutte quelle cose di cui ci vergogniamo e che toccano esponenti vertici dei partiti e che purtroppo viene recepita da una gran parte di italiani come se tutto possa essere normale e consentito, questo è il segnale, il sintomo che purtroppo il problema non è solo Berlusconi o una certa deriva, ma il problema è il berlusconismo e la mancanza di valori che alberga in tanti italiani. È solo Berlusconi la causa? No, non è solo Berlusconi. Berlusconi è un po' il simbolo, ma la causa devo dire che ha radici molto più forti, molto più radicate. La causa innanzitutto secondo me siamo tutti quanti noi, che per anni abbiamo fatto finta di non capire, abbiamo delegato, abbiamo pensato che altri dovessero fare quello che in realtà avremmo dovuto fare noi da subito. C'è stata poi una straordinaria bravura da parte di personaggi, di quelli che hanno gestito le marionette, no? Che le hanno mosso, quindi dei pupari, che in maniera molto abile hanno addormentato un popolo, lo hanno addormentato e lo hanno anche diseducato. Hanno fatto capire che hanno convinto poi questa gran parte degli italiani che le cose sono sempre andate così ed è normale che vadano così, purtroppo circola soprattutto tra i ragazzi, tra i più giovani, la logica del potere. E quella è una cosa devastante. Io devo dire che invece sta cominciando, per fortuna, questa cosa ad essere, questa convinzione ad essere smantellata. E ogni volta che mi dicono ma ancora sono troppo poche le persone che se ne occupano di io, dico che è vero, sono poche le persone, però quelle poche che ci sono valgono per 10, perché si stanno caricando di una responsabilità che, se proprio vogliamo essere sinceri, neanche gli appartiene fino in fondo. Quindi è in atto una rivolta, una sana ribellione sociale. Che cosa può fare la politica? La politica deve fare tutto quello che non ha fatto in questi anni, quindi deve recuperare e un suo ruolo che non deve essere quello di accaparrarsi tutto quello che è possibile. La politica deve avere un ruolo innanzitutto e deve essere intesa al servizio dei cittadini e non qualcosa che debba vivere sulle spalle dei cittadini. Purtroppo questa è una cosa che per anni abbiamo visto e abbiamo anche reputato normale. E soprattutto la politica deve farsi carico di tutti quei problemi che oggi il nostro paese praticamente si trova ad affrontare. E li deve affrontare senza se e senza ma li deve affrontare in maniera esemplare, non cercando la via più facile, non scendendo a compromessi a inciucio. Perché se oggi abbiamo una scarsa partecipazione da parte dei cittadini, anche in termini politici, purtroppo questo è una responsabilità che va addebitata ad una classe politica molto povera, di scarso spessore. E secondo me questo è il punto più importante dal quale bisogna ad ogni costo ripartire.